Vini e cucina bresciana. Rubrica settimanale di enogastronomia locale con ricette, appuntamenti e curiosità. A cura di Germano Bana. E non potremmo essere più puntuali, sono le 11:30 minuti esatti sulle frequenze di Radio Bruno Brescia e Radio Vera, pronti per la nostra rubrica Vini e Cucina Bresciana. In studio c'è già l'amico Germano Bana, buongiorno. Eccoci qua, un saluto a tutti. Reduce, devo dire, da un weekend piuttosto impegnativo, Germano. Abbastanza impegnativo, però devo dire molto piacevole la nostra partita a calcio. Ma soprattutto il Made in Provincia di Brescia, che è stata praticamente questa manifestazione molto 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 riuscita, devo dire, anche perché veramente c'era la presenza di tantissime aziende bresciane con i loro prodotti agroalimentari e devo dire che ho piacevolmente visto anche gente nuova, nel senso produttori nuovi che si sono affacciati anche a questo panorama e a questo Made in Brescia promosso dalla provincia di Brescia. E per quanto riguarda il discorso appunto di far conoscere ancora di più quello che è il lavoro di queste persone, quello che sono le produzioni di queste persone, la cornice meravigliosa di questo dell'abbazia olivettana di Rodengo ha poi dopo chiuso quello che può essere la bellezza di questa manifestazione, che ci auguriamo venga riproposta alquanto prima. Poi va anche detto che tu hai da sempre sognato una sorta di marchio di qualità per l'enogastronomia locale, no? Quindi questo Made in Provincia di Brescia può essere già un primo passo verso poi una legittimazione sempre più forte, esatto, del nostro prodotto. Per far conoscere, per dar modo anche in un certo senso a quello che è poter fare promozione anche per i più piccoli, diciamo, che magari non si possono permettere investimenti importanti, ma questo non toglie il fatto che abbiano all'interno delle loro produzioni delle realtà enogastronomiche veramente importantissime. E quindi, insomma, lunga vita a questo marchio. E ci siamo lasciati alle spalle questa manifestazione, la prima di una lunga serie. Chiaramente in questa puntata poi parleremo anche dei prossimi appuntamenti e anche della bella realtà che abbiamo presentato insieme, Pane Salamina, che è poi il fatto di riuscire ad avere queste sagre sempre ben presenti, e la collaborazione che è nata anche con naturalmente Radio Vera, Radio Bruno e Vini Cucina Bresciana permetterà anche a tutti i lettori di Vini Cucina Bresciana di avere sempre aggiornate le sagre proprio in tempo reale, visto che noi purtroppo per questioni di editoria possiamo presentare solamente una volta ogni 2 mesi le sagre, mentre invece collegandosi a questo nuovo sito internet ben curato e appunto in collaborazione con Vini Cucina Bresciana daremo l'opportunità di vedere, di consultare naturalmente anche tante tante altre sagre. Va detto che gli amici di Pane Salamina hanno sempre fatto e stanno facendo un ottimo lavoro, era quasi automatico cercare una sinergia con loro, là dove si certo. Lavora bene noi ci troviamo ovviamente ancora meglio. Allora, l'argomento di questa mattina poi in realtà sarà la birra fatta in casa, ma nella seconda parte di Vini Cucina Bresciana. Molto intanto, interessante come argomento, ma intanto so che c'è la rivista nuova. La rivista nuova è praticamente domani mattina in edicola, in tutte le edicole, con una copertina secondo me riuscitissima e sono sicuro che piacerà a molti, perché si parla di pollo e di griglia con tutti i segreti dello chef, quindi di conseguenza le preparazioni ad hoc per preparare un pollo e una grigliata veramente come si deve, perché sembra facile ma alla fine non è poi così facile, le cotture sono ben diverse una dall'altra secondo delle carni, la possibilità di cuocere alle braci il nostro pollo non è solamente la classica griglia, diciamo così, orizzontale, ma anche una cottura in verticale, e noi andiamo a spiegare un po' tutte quelle che sono le caratteristiche di questa cottura per rendere il più tenere possibile, il più gustoso possibile queste carni. Guarda, tu stai parlando con uno che è praticamente un drogato di pollo ai ferri, quindi mi inviti praticamente a nozze. In realtà poi devo dirti la verità che il pollo in quanto tale
a me piace in quasi tutte le possibili utilizzi in cucina, perché sono un po' come i bambini, no? Sai, il pollo, certo, è la classica carnina dei bambini, io sono un po' così e devo dire che il pollo l'ho sempre amato particolarmente, quindi mi piace questa copertina. Chiaramente poi all'interno della rivista tantissime diverse rubriche che andremo a sviscerare come sempre nel corso delle prossime settimane. Una voglio ricordarla molto importante, anche perché è un po' una curiosità quasi non legata all'enogastronomia, ma poi dopo alla fine non è così vero, ed è il pirlo, che è questa moda che sta andando, che sta impazzando un po' in tutti i locali. Il pirlo un po', diciamo così, servito naturalmente nella maniera più classica con il Campari o con l'Aperol, però a questo punto con tantissimi stuzzichini. Tanti sono i locali che propongono appunto questi aperitivi, noi ne suggeriamo alcuni, ma quello che più mi fa piacere far conoscere ai lettori di Vini Cucina Bresciana è proprio il fatto di far conoscere un po' la storia di questa bevanda bresciana, perché a tutti gli effetti è una bevanda bresciana che non ha assolutamente niente a che fare con lo spritz veneto, che ha preparazioni e ingredienti completamente diversi. E quando parleremo di questa cosa nelle prossime settimane, mi premurrò anche di avere al telefono la nostra Viviana Lafranchi, grande cantautrice bresciana, che ha scritto una canzone intitolata El Pirlo, in cui parla proprio di questa bevanda bresciana, ricordando che lei ha anche un bar, tra le altre cose, ricordando che non si può andare a chiedere il pirlo in altre province perché non sanno neanche cos'è. Esatto, quindi è proprio la caratteristica un po' dei nostri piatti tipici, se vuoi chiamarlo piatto tipico, rientra anche in questa preparazione di questa bevanda. Assolutamente. Allora io vorrei con Germano Bana quindi invitare gli amici ascoltatori a procurarsi assolutamente la rivista che sarà in edicola già da domani o al massimo da dopodomani, proprio nelle edicole delle Lande più lontane, perché sicuramente già la copertina ci invoglia. Poi comunque per stare sempre informati su quelli che sono gli appuntamenti a Brescia e provincia. Io so che non hai proprio in questo momento fisicamente tra le mani la rivista, Germano, ma c'è qualche appuntamento dei prossimi giorni che vogliamo ricordare o che ti ricordi a memoria? Beh, nei prossimi giorni, devo dirti la verità, no, adesso questa cosa mi sfugge perché sono talmente tanti gli eventi, le sagre, e purtroppo in questo momento non... Comunque, ripeto, rilanciamo il discorso del sito internet del Pane Salamina, ma poi dopo mercoledì prossimo sicuramente andremo nel dettaglio di tutti gli eventi e di tutte le manifestazioni che troviamo. Io intanto me ne sono andato anche sul Facebook di Vini e Cucina Bresciana, e che anche qui vedo che ci sono due o tre cose carine. C'è questa degustazione gratuita l'8 giugno al Drink Shop. Adesso scusate, mi viene in mente, ok, questa del Drink Shop sicuramente. Gli amici appunto del Drink Shop, che ogni sabato a Poncarale organizzano queste manifestazioni legate alla degustazione di prodotti, dove alla fine è utile dare la propria presenza, perché proprio si vanno a conoscere vini nuovi, cantine nuove, quindi di conseguenza un importante appuntamento. L'appuntamento che naturalmente non, e qui mi devo martellare io le dita, è Italia in Rosa, che sarà appunto questo fine settimana, una delle manifestazioni a livello enologico dedicate ai vini rosati provenienti da tutta Italia, non solo, quest'anno sicuramente la presenza anche da parte dei vini francesi, quindi un appuntamento il sabato e domenica a Moriga assolutamente da non perdere, perché proprio in questa occasione si ha l'opportunità di degustare addirittura più di 100 vini rosati, quindi di conseguenza l'entrata so che costa solamente 10 euro, danno il bicchiere, quindi l'opportunità innanzitutto di avere questa possibilità di degustare e trovare in una volta sola, nemmeno al Vinitaly, diciamo, c'è un'opportunità del genere. Oltre al fatto che la cornice della villa qui è veramente meravigliosa. Ottimo, quindi si parlerà di vino rosato, ne avevamo già parlato tra l'altro di questa cosa. Io avevo auspicato che un futuro potesse vedere anche la Brescia in rosa che abbiamo vissuto 15 giorni fa con abbinata ai vini rosati, lo faremo. Anche perché il vino rosato, tra l'altro, Germano, che una volta era considerato poco, oggi sta veramente prendendo piede alla grande. Devo dire che è un po' una moda ormai anche nei metodi classici, nei vari Franciacorta eccetera, il rosé bollicina è senz'altro una delle mode più uno dei prodotti più che stanno riscontrando il piacere della gente. E per quanto riguarda il discorso della qualità dei nostri chiaretti, perché non dimentichiamo che il vino rosato in provincia di Brescia si chiama chiaretto. Bravo. E solo qui si chiama chiaretto, non in altre province.
ha sicuramente il suo perché. L'abbinamento con questo vino, con tantissimi piatti della nostra cucina, in particolar modo per quanto riguarda il pesce di lago, è senz'altro dei migliori e si affacciano al panorama, diciamo così, commerciale e di marketing delle realtà veramente veramente interessanti, con dei prodotti eccezionali. Ottimo, invece tra poco parleremo di birra, giusto il tempo di un po' di pubblicità, poi la birra fatta in casa sarà protagonista su queste frequenze, rimanete lì. State ascoltando Vini e Cucina Bresciana, a cura di Germano Bana. Torniamo in diretta nella rubrica Vini e Cucina Bresciana, seconda parte, sempre Germano Bana con me in studio per parlare, Germano, come detto, di birra fatta in casa, giusto? Esatto, birra fatta in casa, perché la particolarità di poter riuscire anche a farsi la birra appunto fatta in casa è sicuramente una delle... tra virgolette sorprese per quanto riguarda il discorso della proposta che abbiamo voluto inserire sulla rivista di questo numero, la birra fatta in casa, home brewing, e abbiamo con noi naturalmente colui che ha redatto e scritto e portato appunto sulle pagine di Vini e Cucina Bresciana questo articolo, Pierpaolo Abate di Birra Lab. Buongiorno a te Pierpaolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Pierpaolo, che era già stato nostro ospite, se non sbaglio, qualche tempo fa, e oggi torniamo a parlare di birra artigianale. Mi piace l'argomento. Torniamo a parlare di birra artigianale, ma anche perché appunto sulle pagine di Vini e Cucina Bresciana abbiamo proprio fotografato passaggio per passaggio, come è nostra tradizione, per far capire ancora meglio i vari appunto passaggi per realizzare la birra fatta in casa. Paolo, è così difficile farsi la birra fatta in casa? Assolutamente no, fare la birra in casa è un hobby bellissimo che spazia veramente a 360 gradi, dal bricolage alla cucina all'inventiva, e lo può fare chiunque, veramente partendo da una pentola e qualche attrezzatura con dei kit, fino ad arrivare all'evoluzione sia dell'attrezzatura che del sistema con l'Algrain, che è poi quello che abbiamo utilizzato nell'articolo, ovvero lavorare direttamente con i grani come fanno i birrifici veri, i veri birrifici artigianali. Quindi si può fare un qualcosa in miniatura a casa con tutte le soddisfazioni del caso. Ecco, Alex diceva, ma vedo un po' di attrezzi, ma costano cari, io mi sono permesso già di dire che i prezzi non sono assolutamente cari per acquistarsi un'attrezzatura di base. Magari tu puoi entrarci un po' nel dettaglio, visto che poi in un certo qual modo nel tuo negozio c'è anche la possibilità appunto di poter trovare queste attrezzature. Ma l'attrezzatura di base per fare la prima birra con i kit, diciamo che poi l'ABC, sono poco più di 50 euro più la materia prima. Quindi uno con 50 euro, con materia prima e tutto, 70 euro, fa la prima birra, grosso modo. E poi ci si evolve. Quando si passa al grain, quando si implementano le varie attrezzature, sarebbe una spesa complessiva nel tempo, passo per passo, di circa 300-400 euro, insomma, però lì siamo già al top dell'attrezzatura. Sì, ecco, direi giustamente, come dicevi tu all'inizio, è proprio da vedere quasi come se fosse un hobby, un passatempo, visto che i costi effettivamente sono abbastanza limitati. Lo è sempre un hobby, lo è sempre, veramente, a meno che poi non decida di mettersi in attività, ma è sempre un hobby. Certo. L'attenzione mentre realizzavamo questo articolo, tu mi dicevi che deve essere posta come attenzione a quello che sono le gradazioni e le temperature per poter poi ottenere effettivamente un prodotto, perché magari ce lo spieghi meglio tu, nei vari passaggi sono veramente pochi e abbastanza semplici. Allora, i passaggi sono innanzitutto la macinatura del grano. Il grano contiene dell'amido che, tramite il secondo passaggio, che sono degli ammostamenti, quindi delle fasi di cottura a step di temperatura ben definiti, trasformano l'amido in zuccheri. Ogni step ha le sue peculiarità, quindi rispettate queste temperature. Un buon termometro, un po' di attenzione, e si cerca di mantenere il mosto a, che ne so, ipotesi 50, 55, 60 gradi per tot minuti. È una questione di attenzione. Quindi, e questa è la parte, diciamo, fondamentale dell'ammostamento. Dopo l'ammostamento, una volta che abbiamo fatto bollire, diciamo così, i nostri grani per circa 60 minuti a 60 gradi, giusto, dicevi sì, tu prima? Potremmo ipotizzare così, sì. Dopo l'ammostamento
c'è la fine, diciamo, di quello che è l'ammustamento con uno step di temperatura di 78 gradi circa, blocca completamente il lavoro degli enzimi, questo ferma tutto. Quindi da lì in poi il nostro mosto è fatto. Prima avremo fatto un test con la tintura di iodio in modo da essere sicuri di aver fatto un buon lavoro. Facciamo questo step a 78 gradi, blocchiamo il lavoro degli enzimi e possiamo procedere a quello che è la filtrazione, ovvero il lavaggio delle trebbie, del grano, dell'orzo, in modo da estrarre completamente tutti gli zuccheri che poi andranno a fermentare. Questo è un passaggio che richiede circa un'oretta e si deve versare acqua calda sopra i nostri grani, appunto, per lavar via tutti gli zuccheri che ci servono. Quindi i nostri grani che sono posti in questo colino, viene versato sopra il liquido e quindi di conseguenza si ha proprio questo risultato finale di avere il mosto pulito in un certo qual modo, pronto per essere poi inserito in quello che sono le botticelle di maturazione. Abbiamo ancora un paio di passaggi. Prima. Ecco, qui abbiamo un mosto zuccherino che è la base della fermentazione. Poi dobbiamo procedere con la bollitura con il luppolo. Mettiamo luppolo, che è un conservante naturale, quello che dà l'aroma e l'amaro alla birra, nelle giuste dosi per i giusti minuti di bollitura secondo ricetta, e facciamo proprio bollire il nostro mosto con X grammi di luppolo. Mm-hmm. Questa bollitura dura intorno ai 60 minuti grosso modo. Da finita questa, raffreddiamo. Bisogna raffreddare nel minor tempo possibile il mosto in modo che possa essere aggiunto il lievito e fatto fermentare. Quindi inseriamo nella botticella il mosto freddo, aggiungiamo il lievito e aspettiamo che faccia il suo lavoro. Ma devo dire che è forse più facile a farsi che a sentirlo raccontare in un certo qual modo, Alex, perché così sembra un po', però le illustrazioni, come vedi, sono ben spiegate e devo dire che i passaggi sono molto, molto semplici. L'abbiamo fatta una mattinata così, facendo due chiacchiere davanti ai fornelli. Esatto. E io come sempre consiglio agli amici che ci ascoltano di procurarsi la rivista che sarà in edicola da domani, perché sicuramente grazie alle fotografie di Germano Bana, alla competenza di Pierpaolo, si riuscirà, magari riesco anch'io, se riesco io, ragazzi, può riuscire chiunque a farsi la birra in casa, lo dico. Ma tra le altre cose la particolarità, secondo me, carina, un po' come diceva Paolo mentre stavamo appunto realizzando questo servizio fotografico e preparavamo la birra, è proprio quella di avere l'opportunità di realizzare vari tipi di ricette, o sbaglio, cioè da quello che può essere la birra leggermente affumicata, a quella un pochino più amara, a quella un pochino più dolce, a quella più beverina, a quella più impegnativa, cioè ognuno poi dopo effettivamente si può sbizzarrire in quello che sono le varie preparazioni con degli ingredienti diversi o quantomeno di base come frumenti, eccetera. Esattamente, non ci sono limiti, si può produrre in casa qualunque tipologia di birra in qualunque momento, diciamo, ecco, non è un problema. Quando poi uno diventa figo, insomma, si può regolare anche sugli ingredienti e crearsi quella che più gli piace, no? Quello, secondo me, è una delle cose che in un certo qual modo a me affascina di più, il fatto di dire, aspetta un attimo che mi hanno dato questa ricetta, però se provo a farla, anche perché si possono effettivamente provare a fare birre diverse in quantità abbastanza limitate, quindi non è che andiamo a buttare via chissà quanta roba. Ad esempio, che prezzi hanno i malti, diciamo così, per realizzare? Allora, io li vendo 1,50 euro al chilo, faccio vendita scusa, quindi per fare una birra di 20-25 litri servono circa 5 kg di malto, con il luppolo e il lievito siamo intorno ai 15 euro di spesa. Sì, quindi vedi Alex, la spesa veramente limitata. Chiaro. In quello che può essere tutto questo aspetto legato a... Paolo, avevamo accennato all'aspetto della nascita sul territorio bresciano di tanti birrifici artigianali. Come sta procedendo la qualità, tu che segui un po' questo tipo di mercato e questo genere di anche manifestazioni, perché poi dopo magari accenniamo al discorso della manifestazione Madre Birra. Ma i birrifici bresciani sono sempre più presenti sul territorio, quest'estate maggiormente rispetto all'anno scorso, anche nelle feste, appunto agli eventi all'aperto, lavorano bene, stanno imparando veramente una cotta alla volta a stare al passo con questo mercato. I prodotti sono buoni e spaziano un po'
anche loro su tutte le tipologie di birre che bene o male si trovano. Un po' come l'evoluzione che abbiamo, della quale noi siamo stati in un certo qual modo testimoni, per i vini bresciani, che negli ultimi anni mano a mano hanno raggiunto qualitativamente obiettivi veramente e risultati veramente importanti. Sott'occhio mi viene proprio da fare questo stesso paragone, perché effettivamente ogni anno che assaggio birre di questi birrifici artigianali bresciani vedo dei miglioramenti, dei passi da gigante importanti, o sbaglio? Sta entrando veramente nella cultura bresciana, nella cultura del birraio la birra, nel senso che ci stiamo evolvendo mese dopo mese. Quindi, anche perché secondo me, parliamoci chiaro Paolo, il fatto di magari stappare una bottiglietta di birra piuttosto che la classica spina abbastanza, tra virgolette, anonima, e la qualità degustando una birra alla spina anche in questi eventi, in queste manifestazioni artigianali, è sicuramente completamente diverso il gusto, il sapore, la qualità, o sbaglio? Sì, sì, assolutamente, anche perché la bottiglia è la prima che arriva sul mercato, sull'utente finale, quindi è più facile trovare in ristoranti, locali, negozi, le bottiglie sia di birrifici di casa nostra che di tanti altri. La spina è un concetto un po' più complesso, e sempre un po' più difficile trovare delle buone spine, ecco, certo. Diciamola così. E per quanto riguarda la manifestazione che invece stai lanciando tu per il secondo anno, che è Madre Birra, quest'anno non più a Cascina Maggia ma presso la villa a Capriano del Colle, che adesso mi sfugge il nome di questa, Cascina San Giorgio, e quindi l'appuntamento quand'è? Così lo ricordiamo, anche se un po' in anticipo. Allora, sì, un mese esatto, 5, 6, 7 luglio appunto a Cascina San Giorgio, Capriano del Colle. Siamo al secondo anno di Madre Birra, un'evoluzione, siamo completamente al coperto, è il proseguo del lavoro fatto l'anno scorso. Ci saranno quest'anno tante novità, tanti produttori che vengono anche da fuori, sempre con occhio, diciamo, alla qualità sia delle birre che della parte gastronomica. Quindi tanti produttori, tanti birrifici, anche non solamente bresciani, presenti a questa manifestazione per poter conoscere effettivamente anche tante altre anche birre tante artigianali realtà, e tante altre realtà. Tra l'altro ci sarà, se non ricordo male, anche un sabato con un accompagnamento musicale proposto appunto anche da Radio Vera e da Radio Bruno, quindi sì, esatto. Anche noi partecipi con Vini e Cucina Bresciana, quello che può essere la promozione di queste manifestazioni legate al territorio. Cosa dire di più? L'invito non può essere altro quello che invitare tutti a provare a farsi la birra in casa, quindi. Assolutamente, ripeto, come dicevo prima, è un grande hobby, e è un hobby che, oltre a fare la propria birra, apprezzare la propria birra, poi si possono vedere anche le differenze e entrare nel settore, nel mercato della birra artigianale, anche tramite appunto gli eventi che sono sempre più presenti a livello locale, a livello nazionale e quant'altro, insomma. Quindi è proprio un hobby che spazia a 360 gradi. Sì, ma quello che dicevamo prima è proprio la particolarità di trovare birre una completamente diversa dall'altra, e secondo me tutte qualitativamente ottime, quindi di conseguenza una, diciamo così, un'impostazione un po' nuova per quello che può essere il discorso di degustazione della birra in maniera diversa. Penso che anche qui la cultura di chi sa apprezzare, come lo stesso discorso avviene per i vini, deve essere anche fatto un approfondimento e una conoscenza ancora sulle birre, perché tanto 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 c'è ancora da imparare, mi sembra. Sì, assolutamente, non si smette mai di imparare, e quindi di conseguenza un invito a tutti per venire a degustare appunto queste birre e iniziare magari, appunto, come dicevamo prima, a farsi questa birra in casa, andare a trovare il nostro amico Paolo a Birra Lab. Ricorda magari l'indirizzo di dove è il tuo negozio, così diamo un aiuto in più. Sono anche ai nostri ascoltatori. Trento, via Trento 111, zona Ospedale Civile, Brescia. Tutte birre artigianali, solo birre artigiane italiane, prime per fare la birra in casa, tutti i consigli del caso e via dicendo. Che non sono da poco tutti i consigli del caso, vista la tua esperienza. Assolutamente. Grazie Paolo, è stato un piacere averti con noi. Grazie a voi. A presto.
A presto, buona giornata. Ciao, ciao, buona giornata a te. Grazie a Pierpaolo Abate di Birra Lab, da non perdere il suo articolo sul nuovo numero di vini e cucine bresciana, la birra fatta in casa, home brewing. Allora, caro Germano, siamo arrivati alla fine e vogliamo ricordare gli appuntamenti, o meglio, i riferimenti di Vini Cucina Bresciana anche in rete. www.vinicucinabresciana.com e naturalmente su Facebook Vini e Cucina Bresciana. Noi ci ritroviamo qua mercoledì prossimo, tra una settimana esatta, sempre in diretta, col nuovo numero alla mano di Vini Cucina Bresciana. Ciao Germano! Ciao a tutti! Avete ascoltato Vini e Cucina Bresciana, rubrica settimanale di enogastronomia locale con ricette, appuntamenti e curiosità, a cura di Germano Vana.